Ciao a tutti, siamo a Cagliari, che come sapete è la città dove Antonio Gramsci studiò al Liceo Dettori, che era allora il Liceo Dettori, che è proprio qui vicino. Sono con Diego Fusaro, che tra poco parlerà all'auditorium proprio di Gramsci. Dietro di noi c'è un poster, un bellissimo poster anni 70, che non so se potete vedere, che era un poster celebrativo di quando nel 1977 un sindaco di Cagliari, il primo sindaco socialista della città, che si chiamava Salvatore Ferrara, invitò Enrico Berlinguer in occasione della celebrazione della morte appunto di Antonio Gramsci. E qui con Diego vogliamo parlare un po' di Gramsci, dare qualche anticipazione, magari su quello che dirà durante questa conferenza. Allora, Diego, prima parlavamo insieme a pranzo di come ci siano delle figure dei marxisti che per te sono stati più importanti nel Novecento. Ecco. Uno di questi è Antonio Gramsci, gli altri chi sono? Dunque, io credo fondamentalmente che i tre più grandi marxisti della tradizione italiana novecentesca siano stati indubbiamente Antonio Gramsci, che nel 1921 a Livorno fonda il Partito Comunista Italiano e che poi con i Quaderni del Carcere dà corpo a una delle figure fondamentali del marxismo occidentale. Penso poi che dopo Gramsci il prosecutore ideale di Antonio Gramsci in Italia sia stato Pierpaolo Pasolini, anche se portatore di un marxismo in solitudine, perché ormai privato di un radicamento politico e partitico che non c'è più ai tempi di Pasolini. Pasolini è il marxista solitario, potremmo dire così. E poi la terza figura del marxismo italiano, fondamentale a mio giudizio, è quella di Costanzo Preri, che ho avuto l'onore di seguire come allievo a Torino e che è stato, a mio giudizio, il terzo più grande marxista italiano del Novecento, anch'egli come Pasolini, marxista in solitudine, anch'egli come Gramsci, messo al bando e costretto al carcere, in questo caso un carcere non di tipo fisico come quello inflitto a Gramsci dal regime fascista, ma un carcere di tipo simbolico, consistente nell'ostracizzazione permanente e nella diffamazione costante a cui Costanzo Preve è stato ininterrottamente sottoposto quando era in vita. Ecco, e come possiamo riattualizzare tutte queste figure? Perché adesso è importante che siano vive in qualche modo, no? E quindi ci parlino della nostra contemporaneità. Dunque, direi che ereditare Gramsci significa ereditare il nucleo fondamentale dell'hegelomarxismo. Gramsci nei Quaderni del Carcere, ma in larga parte anche negli scritti cosiddetti precarcerari, quelli che viene componendo nella fase torinese, quando da giovane studente del vecchio regno di Sardegna si trasferisce a studiare a Torino, nella nebbia gelata, come dice egli stesso, le categorie fondamentali dei Quaderni del Carcere, degli scritti precarcerari, sono quelle, direi, orientate alla filosofia della praxis, cioè una rilettura originalissima di Marx, in connessione, nell'innesto, potremmo dire, con Hegel, in combinazione, direbbe Gramsci stesso, con Hegel. La categoria fondamentale di filosofia della praxis, quella che permette di rileggere complessivamente Gramsci e i Quaderni del Carcere, è quella in forza della quale si defatalizza e la visione dominante positivistica ai tempi di Gramsci e la visione degna della seconda internazionale del marxismo, quella del marxismo economicistico, deterministico, fatalistico, propria della seconda internazionale. Gramsci valorizza il concetto marxiano, ma poi soprattutto idealistico della praxis, ossia quello, per citare i Quaderni del Carcere, secondo il quale l'oggettività è un divenire. Il mondo sociale è l'esito di un porre soggettivo e storico in forza del quale tutto ciò che è può essere trasformato dalla prassi organizzata. La cosa fondamentale che scaturisce da questa visione è quella per cui, sul piano politico, l'avvento della società senza classi, o come anche Gramsci la chiama, la società regolata, non scaturisce dall'andamento automatico contraddittorio del capitalismo, come se esso avesse una virtù sua di produzione del comunismo. Tutto il contrario, il comunismo, se vi sarà, potrà scaturire unicamente dalla capacità organizzativa della soggettività antagonista proletaria in grado di fare la rivoluzione. C'è un passaggio dei Quaderni in cui Gramsci scrive che la contraddizione economica si toglie politicamente, ossia solo mediante l'agire organizzato nella praxis
di una classe sociale che abbia acquisito coscienza di sé, della propria posizione obiettiva e dei propri compiti e sappia agire in maniera conseguente. Ecco, tutti i quaderni del carcere, mediante anche quella che Gramsci chiama la ricognizione nazionale, sono un tentativo di tracciare la via nazionale al comunismo, ossia la possibilità per il proletariato italiano di giungere al comunismo, dove per proletariato italiano Gramsci non intende solo il proletariato di fabbrica di Torino, Genova e Milano, ma l'unione del proletariato di fabbrica con la classe contadina e quindi l'unione della questione meridionale con la questione settentrionale, potremmo dire così. Ecco, questo è un punto fondamentale a mio giudizio. La categoria di filosofia della praxis segna il ritorno dell'elemento idealistico hegeliano e fichtiano nel marxismo. Ciò che un critico bordighista di Gramsci, Rickers, chiamava il neoidealismo di Antonio Gramsci, sostenendo con buone ragioni essere Antonio Gramsci un neoidealista alla stregua di Giovanni Gentile e di Benedetto Croce. Un neoidealista, sì, aggiungo io, ma un neoidealista marxista, cioè nemico giurato della società capitalistica e delle sue contraddizioni. Quindi questo è un punto, a mio giudizio, irrinunciabile del pensiero di Gramsci, che deve essere ereditato, tanto più che oggi diventa sempre più evidente il fatto che la sola via da percorrere per raggiungere il comunismo, cioè la società emancipata senza classi, è una via nazionale di definizione congiunta della sovranità nazionale democratica e di superamento socialista della contraddizione classista capitalistica nel quadro degli stati sovrani nazionali. Gramsci dice nei quaderni: la prospettiva è sicuramente internazionale, ma il punto di partenza è nazionale, cioè ogni nazione deve pervenire autonomamente al comunismo nel quadro storico concreto della propria situazione storica particolare. Ecco, quello che ho qui accennato in maniera necessariamente rapida e cursoria è uno dei grandi contributi di Antonio Gramsci. Benissimo, mi hai già portato all'ultima domanda, insomma, che ti farei adesso prima di andare tutti all'auditorium ad ascoltare la tua conferenza, che poi terremo Modei, se non Mi pare sbaglio. di sì. Ok? È questa l'urgenza, che perlomeno in varie parti della società si sente, di questa defatalizzazione. Perché oggi c'è qualcosa di molto importante che bisogna defatalizzare per dare la possibilità di un'azione che possa cambiare un po' la nostra società. Secondo te, in base appunto agli insegnamenti, al pensiero di questi tre grandi personaggi, quindi di Gramsci, di Pasolini e di Costanzo Preve, cos'è che oggi nell'attualità dovremmo prima di tutto defatalizzare? Certo, direi che dopo il 1989 siamo entrati in un'epoca di grandiosa rivoluzione passiva, per usare ancora una categoria impiegata da Gramsci nei quaderni del carcere. Cioè la rivoluzione dopo il 1989 la fanno le classi dominanti, l'elite finanziaria apolide della classe dominante, che sta letteralmente conducendo una rivoluzione non per consentire il transito al modo comunista della produzione, bensì per rinsaldare sempre più il nesso di forza capitalistico. Tutti i principali eventi dall'89 ad oggi vanno in questa direzione: rinsaldamento del nesso di forza capitalistico a detrimento delle classi popolari, lavoratrici mondiali. Penso essenzialmente all'Europa, ma il discorso potrebbe essere esteso anche agli Stati Uniti d'America. Ecco, defatalizzare l'esistente significa, con Gramsci, tornare a quella concezione soggettiva della realtà, come egli la chiamava, in forza della quale la realtà è una produzione dello spirito, come Gramsci dice, e quindi quelle che solitamente pensiamo come realtà date, indipendenti da noi, oggettivamente positive, l'economia, la società, i rapporti di forza, sono in realtà oggettivazioni storiche, cristallizzazioni materiali della prassi umana storica, che in quanto tali, cioè in quanto poste dalla prassi umana, possono per mezzo della prassi umana stessa essere superate. Di cui ancora una volta l'importanza dell'organizzazione della soggettività antagonista delle classi lavoratrici e proletarie, dove peraltro oggi le classi lavoratrici e proletarie non sono più soltanto quelle a cui pensava Gramsci, contadini, operai, Nord e Sud Italia, ma anche il precipitato della vecchia classe borghese, oggi in fase di precarizzazione da parte dell'elite finanziaria, nella misura in cui la classe borghese oggi non esiste più. La classe borghese è stata distrutta dopo l'89 dall'elite finanziaria ed è precipitata nella massa precarizzata,
post-borghese, post-proletaria, del nuovo servo, della nuova classe antagonista in sé ma non ancora per sé, caratterizzata dalla compresenza del vecchio proletariato ridefinito come precariato e della vecchia borghesia ridefinita come precariato anch'essa. Questa è l'importanza fondamentale, riacquisire il senso gramscianamente della prassi e della possibilità storica come fondamento ontologico della realtà. Tu hai citato anche Pasolini e Preve, consentimi allora, sia pure rapidamente, di spiegare l'importanza fondamentale di questi due autori. Pasolini e Preve, che io propongo di leggere insieme come due, insieme a Gramsci, dei principali marxisti del Novecento italiano. Eretici in qualche modo entrambi. Assolutamente, sono due autori totalmente irricevibili, Pasolini e Preve. Pasolini è stato essenzialmente ostracizzato dal suo tempo, è stato poi eletto a oggetto di un culto agiografico post mortem, ma quando era in vita Pasolini era l'intoccabile per eccellenza. Sì, adesso è un po' icona pop. È un'icona pop mediante l'effetto maglietta con il volto di Che Guevara, cioè viene osannato e al tempo stesso neutralizzato nella sua istanza critica anticapitalistica. Lo stesso potremmo dire per Costanzo Preve, che per tutto l'arco della sua esistenza è stato oggetto di una demonizzazione costante in quanto teorico originale, non coerente con i quadri dominanti. La grandezza di Pasolini, che si richiama esplicitamente egli stesso a Gramsci, nelle ceneri di Gramsci immagina una sorta di dialogo post-mortem con Gramsci sulla sua tomba, quando appunto si rivolge a Gramsci immaginando di ereditarne il senso, che resta di Gramsci oggi nel tempo in cui la storia sembra finita, in cui quella storia sembra finita, in cui non vi è più un partito comunista organizzato, ma vi è l'individuo Pasolini che combatte in solitudine contro il nuovo fascismo della società dei costumi e dei consumi capitalistici. Ecco, la grande lezione di Pasolini, oltretutto, a mio giudizio, sta nell'averci mostrato come il capitalismo stesse evolvendo negli anni intorno al 68 verso una nuova forma di capitalismo edonistico, post-borghese, post-proletario, che non aveva più come propria cifra di riferimento la negazione della libertà individuale e le forme repressive e disciplinari del controllo, come era il capitalismo ai tempi del fascismo. Ma invece stava prendendo forma un nuovo capitalismo post-borghese, post-proletario, edonista, permissivo, il capitalismo del tutto è possibile se te lo puoi permettere. Ecco perché Pasolini, di fronte agli incidenti di Valle Giulia, si schiera paradossalmente con i proletari poliziotti e non con gli edonisti. E qui anche la critica ai diritti civili. Certamente. Come nuova frontiera, che lui aveva già visto come possibile nuova frontiera, che in effetti era una mistificazione. Certo, Pasolini aveva capito bene come i diritti civili, in quanto proprietà dell'individuo astratto, edonista, consumista, post-borghese, post-proletario, fossero in qualche modo la maniera con cui vinceva il capitalismo post-borghese, post-proletario, imponendo la nuova figura del consumatore sradicato, anonimo e libero di fare tutto ciò che vuole a patto che abbia l'equivalente monetario per permetterselo. Cioè Pasolini coglie benissimo come il nuovo riferimento delle sinistre fintamente emancipatrici non sia più Carlo Marx, il modello di Antonio Gramsci e della sinistra in lotta per il lavoro, per la dignità dei lavoratori e per l'emancipazione, ma sia invece Nietzsche, cioè il teorico dell'oltreuomo post-borghese e post-proletario. L'oltreuomo di Nietzsche è colui che trasvaluta tutti i valori della società borghese classica e che quindi è al di là della borghesia del proletariato e può essere portatore di energia illimitata, volontà di potenza smisurata, in realtà coestensiva al valore di scambio di cui ciascuno è portatore nelle proprie tasche. Quindi Pasolini comprende, credo, il passaggio a una società ultracapitalistica insieme, proprio perché ultracapitalistica, post-borghese e post-proletaria. Certo, Pasolini come antitesi di questa società pensa al ritorno alle lucciole, cioè una società arcaica in qualche modo, in cui c'è il proletariato urbano, anche il lumpen proletariato, e tuttavia mette bene a luce questa tendenza tutta contemporanea del capitalismo edonistico, post-borghese e post-proletario. Costanzo Preve, dal canto suo, è stato a mio giudizio erede sia di Gramsci sia di Pasolini. Di Gramsci ha ripreso fortemente la necessità della praxis
e del ricollegamento del marxismo con la più alta tradizione idealistica, Fichte e Hegel, ciò che anche Gramsci mette a tema nei Quaderni del carcere, la necessità di innestare Marx sul solido impianto della filosofia idealistica che pensa l'essente come mediato dalla storia e dalla prassi, che pensa l'essente mediante la categoria di totalità contraddittoria concreta, Hegel. Quindi questo elemento gramsciano, come anche l'elemento di un partito in grado di, per citare le tesi di Lione, di Gramsci, di raccogliere intorno a sé tutte le forze pervenute per una via o per un'altra alla rivolta anticapitalistica, è centrale nella riflessione di Costanzo Preve, soprattutto dopo gli anni 90, quando Preve rompe con le sinistre tradizionali e diventa un pensatore originale, autonomo, un marxista in solitudine alla Pasolini, essenzialmente. Dal quale Pasolini eredita appunto la comprensione perfetta, chiara, lineare del fatto che il nuovo capitalismo è un capitalismo post-borghese, post-proletario che si riproduce a destra nell'economia e a sinistra nell'ambito dei costumi. Ecco, questo è l'elemento pasoliniano di Preve, a mio giudizio, cioè il fatto che Preve comprende e mette a tema in alcuni suoi capolavori, come la storia dell'etica o la storia critica del marxismo o l'elogio del comunitarismo, mette a tema il fatto che il capitalismo oggi non è più il capitalismo imperialistico, disciplinare di destra dei tempi in cui viveva Gramsci, che vi fu ovviamente. Oggi il capitalismo, dice Preve sulle orme di Pasolini, diventa un capitalismo gauchiste, cioè di sinistra, permissivo, ultraliberale, che ti permette di fare tutto e che anzi assume come propria norma fondamentale la violabilità di ogni inviolabile. Cioè la trasgressione permanente di tutte le basi solide, stabili del vecchio mondo borghese proletario. Nel capitalismo post-borghese e post-proletario puoi fare tutto quello che vuoi, a patto che ve ne sia sempre di più e a patto che la trasgressione permanente dei modelli borghesi e proletari sia riprodotta sempre di nuovo con maggiore enfasi. Ecco, in questo senso Costanzo Preve coglie magnificamente questa dialettica di sviluppo del capitalismo che egli articola in questa forma, il passaggio dal capitalismo astratto al capitalismo dialettico al capitalismo assoluto post-borghese, post-proletario che è quello odierno, in cui è il capitalismo stesso dal 1968 ad oggi, come già coglieva Pasolini, a mettere in congedo e le vecchie forme proletarie, l'emancipazione del lavoro, dei diritti sociali, della classe lavoratrice, e le vecchie forme borghesi basate sullo Stato, sulla famiglia, sulle radici etiche, come le chiama Hegel, del mondo borghese. Il capitalismo odierno è antiborghese e antiproletario. Per un verso individua le sole forme emancipative nei diritti civili dell'individuo proprietario e consumatore e quindi mette in congedo il vecchio mondo proletario dei diritti materiali e del lavoro, dimenticati come se fossero un ferro vecchio del Paleolitico, e insieme mette in congedo tutte le grandi acquisizioni della coscienza infelice borghese moderna. La famiglia etica, lo Stato etico, la società civile con radici etiche, per citare le tre figure fondamentali dell'eticità hegeliana, sistema borghese e anticapitalistico, quello di Hegel, diremmo oggi, perché tutte le forme borghesi messe a tema da Hegel sono incompatibili con l'odierno capitalismo assoluto che allarga illimitatamente la forma merce e quindi deve distruggere e la vecchia coscienza antagonista proletaria e la vecchia coscienza infelice borghese. Ecco, per queste ragioni io credo che al di là di ogni retorica si possa ragionevolmente sostenere che Gramsci, Pasolini e Preve siano i tre più grandi episodi del marxismo occidentale italiano. Ecco, ed è da loro che credo si debba ripartire per ricategorizzare la realtà in maniera antitetica, come ci viene imposta dal discorso unico dominante, e di lì per articolare una conflittualità antagonistica che rimoduli l'odierno massacro di classe che stiamo subendo, perché dall'89 ad oggi la tradizionale lotta di classe si è riconfigurata come massacro di classe che i signori del mondo, la nuova finanza aristocratica globalizzata, sta conducendo ai danni delle masse precarizzate, frutto del decadimento verso il basso in una nuova plebe postmoderna, postproletaria e postborghese, caratterizzata dal coacervo indistinto della vecchia classe proletaria e della vecchia classe borghese. Bene, quindi aggiungerei solo, massacro di classe è anche in un certo senso un massacro culturale, un massacro della consapevolezza, a volte.
Bene, comunque sia, c'è sempre spazio per resistere, c'è sempre tempo per gioire, per amare. Io sono molto felice di questa chiacchierata che abbiamo fatto, spero che sia un buon elemento di riflessione anche per chi ci ascolta. E direi che salutiamo insieme e fra un po' andiamo all'auditorium a fare questa bella chiacchierata. E come diceva Costanzo Preve, il messaggio è irricevibile quando il destinatario è riformabile. Quindi bisogna lavorare sui destinatari possibilmente riformabili, cioè le classi che oggi stanno patendo il massacro di classe e che non sono organiche alla visione del mondo delle elite finanziarie globalizzate.